Voi vi starete chiedendo perché questo mese di assenza. Avevo fatto dei progetti, avevo fatto un sacco di pensieri, un sacco di cose, e poi improvvisamente mi è sparito tutto. Mi è sparita tutta l'ispirazione, mi è sparita tutta la voglia. Ho abbandonato tutti i progetti che avevo, ho abbandonato tutti i video che stavo montando, ho cancellato tutto perché non riuscivo più, sforzandomi anche a trovare il perché, cioè perché sto facendo questa cosa? Perché lo sto facendo se non mi dà più soddisfazione? In questo video vi spiegherò un po' cosa accadrà al futuro di questo canale. Allora, iniziandolo così, potrebbe sembrare che io sta per chiudere il canale. Arriviamoci per punti. Allora, in questi 6 anni ho pensato più di una volta, a volte l'ho proprio sfiorato, la chiusura del canale. Diciamo che ci sono più motivi. Il motivo principale è l'ispirazione. Se non ho l'ispirazione, non ho quella gioia che provo a registrare e montare, io non ci riesco. Non riesco a fare qualunque cosa. Ciò per farvi capire che la mia passione per YouTube non è sempre costante. Dipende sì dalla voglia, sì dal mio impegno, ma anche dalla mia passione. Cioè, per molto tempo è stata una grandissima passione fare YouTube. Ma diciamo che con alcuni video, che sono probabilmente alcuni dei video che mi fruttano più visualizzazioni nel mio canale, io non mi sento felice a ottenere quei successi con quei video. Di quali video sto parlando? Sto parlando dei video di My Singing Monsters. Quando l'ho portato per le prime volte, ci giocavo con molta passione, perché mi piaceva molto. Per le lunghe, ha iniziato a diventare monotono. Anche se continuavo a portare tutorial, che erano molto utili alla gente, di questo sono contento che i miei video possano essere utili a qualcuno, ma non era più quello che volevo fare, non volevo più portare My Singing Monsters perché non era più ciò che piaceva a me e non volevo essere costretto a portarlo. Dato che per i seguenti mesi ero stato sommerso di richieste, io non ce la facevo più a semplicemente continuare a dire le stesse cose per mesi e mesi, tanto non mi ascoltava nessuno, quindi l'ho riportato così, però ve l'ho detto, però l'ho detto più e più volte, porto alcuni video e poi basta. Evidentemente non si è capita questa cosa. Ho continuato a fare questi video fino a quando non ho raggiunto il limite. Al limite, al vedere che i miei video principali, i video su cui ci mettevo il più impegno, i video su cui ci mettevo tutta la mia passione, venivano buttati alle ortiche con pochissime visualizzazioni e con quei pochi commenti, alcuni di, grazie al cielo, veri fan che mi davano dei feedback, mi davano dei consigli, mi davano dei pareri. Per il resto, tutti gli altri commenti erano sempre gli stessi. Porti My Singing Monsters e My Singing Monsters? Dov'è My Singing Monsters? Come? No, no. Ho visto che i miei ultimi video erano sempre peggio, anche dalla parte delle visualizzazioni, dalla parte qualitativa, perché stavo iniziando a stancarmi veramente tanto, e soprattutto di avere quella frustrazione di vedere il proprio lavoro su cui ci ho messo molto impegno ricevere una ventina, trentina di visualizzazioni, e poi vedere un contenuto portato controvoglia, editato male, portato male, senza tagli buoni e tutte cose, a il quintuplo delle visualizzazioni. E questa cosa mi ha mandato in pappa al cielo e ha detto basta, stop. E io mi sono fermato per un mese. Io, il tempo è volato, questo mese è volato. Io ho pensato un sacco di tempo al canale e ho visto che uno dei video su cui ci ho messo veramente tanto impegno è uno dei video, se non il video di cui vado più fiero, sta finalmente ottenendo le visualizzazioni che si merita, perché il video di Jojo è arrivato a ben 7.400 visualizzazioni più o meno. Sono contentissimo, è pieno di commenti, pieno di consigli, pieno di opinioni. Ho pensato per molto in questo mese al destino di questo canale, insomma. Questo canale sta morendo, diciamocelo chiaro e tondo, questo canale sta morendo, perché se non porto My Singing Monsters, tutti quelli che mi seguono,
che in verità non mi seguono, seguono My Singing Monsters, spariscono fino a quando non riporto My Singing Monsters. Quindi semplicemente ho pensato per un buon 2 settimane di chiudere il canale, nemmeno in questo modo, chiudendo il canale, pur dislegandomi dall'aggettivo di quello che fa My Singing Monsters, non mi sentirei comunque in pace con me stesso. Quindi sono arrivato ad una conclusione. Ripartire da zero, cancellando 6 anni di lavoro, sarebbe veramente stupido, ma veramente stupido, con tutto l'impegno che ci ho messo, con tutto l'aiuto che ho ricevuto da tutti quelli che mi hanno supportato durante il corso degli anni, sarebbe molto stupido cancellare tutto così per scappare. Quindi ho deciso di reinventarmi una volta per tutte. Ebbene sì, ragazzi, da oggi ci sarà un nuovo Mr. Mario. Credo che ormai l'abbiate capito, mai più My Singing Monsters, mai più ragazzi. Se vi siete iscritti per My Singing Monsters, disiscrivetevi, non c'è modo di farmi cambiare idea, quel gioco non lo porterò mai più, è la fine di My Singing Monsters sul mio canale, quindi basta. Non porterò più quei semplici video gameplay tipo My Romance Justice, perché oltre ad essere un gioco abbastanza vecchio, è anche un gioco che non intrattiene molto, non intrattiene me, anche se a prima vista mi è piaciuto tantissimo, e non intrattiene voi. Una serie di cui invece non mi voglio liberare è Dark Souls. Dark Souls, lo ammetto, non continuerò una blindrun. In quegli episodi che ho caricato è proprio una blindrun, ovvero che l'ho giocato per la prima volta insieme a Kairou, ma con questo stop in un mese ho deciso di giocarlo per conto mio ed è un gioco splendido. Dark Souls è un gioco bellissimo e desidero veramente andare a fondo una volta tanto nelle mie cose, perché io non arrivo mai alla fine. Quante serie ho finito su questo canale? 3? 4? Forse? Quindi Dark Souls non sparirà dal canale, forse sarà uno dei pochi video di gameplay che resteranno. Parlando invece di Brawl Stars. Brawl Stars. Brawl Stars è un arrivederci, non un addio, è un arrivederci abbastanza amaro, perché con gli ultimi aggiornamenti, con tutte le ultime cose, è diventato abbastanza noiosetto e non intrattene più come intratteneva magari all'inizio. Mi rimpiango tantissimo i tempi dell'inizio del gioco, quando li portavo con Luca, erano video splendidi quelli lì, ma ora non è più così. Ora è tutto un tryhardare, shoppare, a fare per forza i trofei con la cosa della fine della stagione, ti toglie praticamente metà dei tuoi trofei, è diventato proprio noiosissimo stargli dietro. Quindi niente, anche questa serie giunge a termine. Inizierò a portare più contenuti relegati magari alle classifiche, alle top, a delle curiosità magari, comunque delle cose che mi portano più piacere. Qualitativamente, ve lo prometto, saranno al massimo, proprio pompatissimi di qualità. Un'altra cosa riferita ai miei video è che non li porterò più settimanalmente, non avrò più una data di scadenza, che ciò mi mette veramente molta ansia e mi porta via il tempo di montare, mi porta via la voglia di montare, un po' tutta l'ansia, magari il video esce molto male. Quindi caricherò almeno un video al mese, ma lo farò con i miei tempi. Probabilmente sul gaming qualcosa lo porterò, perché alle porte abbiamo una nuova generazione con tutti i nuovi giochi che usciranno e tutte le nuove cose, quindi non vedo l'ora, semplicemente non vedo l'ora. Quindi ragazzi, in definitiva, Mr. Mario è cambiato. Diciamo che il vecchio Mr. Mario, se proprio vieni a chiamarlo così, è finito. Io spero che continuate a seguirmi, perché da oggi inizierà una nuova era per il mio canale. Niente ragazzi, il video termina qui. Spero che comprendiate, anche se non accettiate il mio punto di vista, e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.